Buongiorno, oggi è sabato mattina e io e Giulia ci apprestiamo a fare colazione. Io ho una bella fetta di pane tostato, ovviamente senza glutine, con burro d'arachidi e marmellata, questa marmellata di fragole, e quello è il burro di arachidi. Una bella tazzona di tè, questo tè è meraviglioso. Come si chiama, Giulia? Si chiama Darling Grey della marca Wittard. Che poi andrò a comprarlo perché me lo voglio portare a casa, Esattamente. me l'avevo già preso. E invece questo è quello che mangerà Giulia. E di cosa si tratta? È un pane tostato con burro d'arachidi, sciroppo d'agave, un pochino di tahini e kimchi, che è praticamente un prodotto coreano che è composto da cavolo fermentato con delle spezie, un pochino piccantino, e sopra c'è una spolverata di semi di sesamo. Per cui ecco lei, colazione salata questa Esatto. mattina e la sua immancabile tazza di tè con il latte, anche lei il tè di Anch'io lo stesso. Wittard. E niente, iniziamo così la nostra giornata. Eccoci qua, abbiamo finito di fare colazione, ci siamo preparate e Siamo adesso pronte. siamo pronte per Esatto, uscire. prossima tappa Borough Esatto, Market. andiamo al Borough Market e vi portiamo con noi. Esatto. Forse mi sa che al Borough Market avevo già fatto delle clip, ma è uno dei nostri posti preferiti di Londra, per cui Ve lo facciamo vedere di nuovo. esatto, infatti. Ciao! Ciao. E questo è quello che ci siamo prese per pranzo qui al Borough Market e adesso Giulia vi dirà di cosa si tratta. Questa è una pad thai che è un tipico cibo di strada della Thailandia e contiene noodles, verdure e questo tofu fatto in questa maniera buonissima che assorbe tutte queste salsine che hanno messo e delle arachidi che danno proprio il tocco finale. Buonissimo. E come dolce abbiamo preso questo mango sticky rice, che è un dolce tipicamente Anche questo thailandese. thailandese che ha ovviamente il mango e poi del riso che è fatto per essere bello appiccicoso, c'è dentro il latte di cocco, quindi deve essere anche bello dolcino e poi il colore blu è dovuto secondo me a un tipo di tè. Quindi adesso lo proviamo. Thank you.
Ciao. Eccoci, siamo appena tornate dalla nostra giornata, dal nostro Il nostro giretto. giro di visite e di Esatto. anche mangereccio, perché Sì, abbiamo abbiamo anche mangiato, mangiato, mi sembra esatto, giusto. sì, non Sempre tantissimo, però abbiamo mangiato così. e fra 2 ore dobbiamo ritornare a mangiare, Abbiamo però già fame. abbiamo già fame, però abbiamo fatto un po' di acquisti, abbiamo fatto anche una piccola spesa qui nel supermercato vicino Giulia, da Sainsbury, il suo supermercato preferito, diciamo così, quello dove va sempre. E Esatto. niente, così vi facciamo vedere quello che abbiamo acquistato. E ieri sera, volevamo anche parlarvi di ieri sera. Fare un piccolo recap. Esatto, sì, ieri sera poi quando sono tornata, vabbè, siamo state qui un Sì, po' a casa perché sono tornata. ci siamo fatte la doccia, ci siamo Sì, preparate, cose così. infatti, anche perché dopo molto tempo il mio Sì, volo è stato in perfetto mamma orario, è mia, andato tutto benissimo, incredibile. esatto. E per cui ecco, ho avuto tempo Esatto. di rilassarmi un attimo, insomma, di riposarmi un attimo, anche se vabbè, il volo non era, sono meno di due Sì, però ore. sei stata qua un attimino, Esatto, tranquille. esatto. E poi siamo andate a mangiare A cena. in questo ristorante di cucina Birmana. birmana, mi veniva burmese, ma È invece perché no, burmese inglese, in inglese, di inglese. cucina birmana. E abbiamo preso la solita roba, Esatto, sì, andiamo sempre lì, cioè, o meglio, sono andata no, solo una volta, sì, poi sono andata altre questa è la volte. seconda. E io ordino sempre questa specie di crocchette con una salsa al tamarindo che sono spaziali. Buonissime. E poi una zuppa fatta con un tofu di piselli o di ceci, non lo so. Ma Mamma è mia, che buonissima, buona! sì, buonissima. È una delle cose più buone che ci sono. È impressionante quanto sia buona, deliziosa, assurda. Davvero, davvero buonissima. Davvero fantastica. Forse Un avevo fatto una clip in un po' di vecchio tempo vlog fa, di sì. Londra. E infatti ieri sera non ho girato niente, Anche non perché ho. c'era molto scuro, era Sì, difficile vedere, sì, cioè era un po' sì. Le luci ombreggiato. erano un po' basse. Il ristorante è carinissimo, però con le luci un po' soffuse, un po' basse. Infatti, anche l'altra volta erano le uscite, va bene. Le riprese erano uscite un po' scure, però. E poi soprattutto perché abbiamo incontrato nuovamente Isabel, che è una cameriera di origine italo-brasiliana, perché la mamma Esatto. è italiana, è toscana, il papà è brasiliano, se non ricordo male, è Sì, mi così? pare È fosse così? così. O il contrario, forse al contrario. Non mi Vabbè, non mi ricordo ricordo. perché ce l'aveva detto l'anno scorso. E Sì. ci ha riconosciuto, anche perché io la seguo su Instagram e le metto molto spesso mi piace Esatto, le sue sì. foto perché ha due bambini bellissimi. E ci ha riconosciuto ed è stata super carina. Ah, Beh, carinissimo. A parte che l'ho vista anche con le persone che sì, avevamo intorno, era carina volevo con dirlo, tutti, infatti, sì. perché era proprio super super carinissima con tutti. Però anche quando si è fermata a parlare così, poi c'è detto che magari una volta ci possiamo incontrare Vuole anche fuori dal anche, esatto, ristorante con i suoi vuole anche bambini. sì, farci conoscere i suoi bambini. Quella Voleva, ci ha detto che ci vuole carinissima. invitare a cena, per cui spero magari la prossima volta di riuscire. Sì. No, la prossima Dai. volta forse no, perché lei torna giù quando Sì. io ho intenzione di ritornare prima di Natale. Però non si sa mai, Vediamo. ecco, vediamo insomma. E insomma è stata una piacevole serata perché noi abbiamo chiacchierato, abbiamo mangiato bene e abbiamo anche chiacchierato piacevolmente Con lei. con lei, vabbè, dopo lei doveva lavorare. E niente, adesso, dopo questo recap anche di ieri, come avrete visto anche dalle clip precedenti, siamo andate alla cattedrale di Southwark. Southwark, che è scritto Southwark, io pensavo si dice Southwark, no, Southwark. Southwark, Southwark, questi inglesi, va Sì. bene. E c'era questa installazione, come avete visto, di questo globo di 6 metri, di Bellissimo, 7 metri, 7 metri. 7 metri di diametro, che raffigurava la Terra ed è stato No, davvero bellissimo, sì. bello, è stato, sì, Emozionante. emozionante, molto E particolare, diceva sì. proprio anche c'era un poster con tutte le Sì. spiegazioni che dice che dà proprio un effetto che è lo stesso effetto che hanno gli astronauti. In maniera ridotta, però quello che gli astronauti hanno quando sono nello spazio vedono la Terra, quindi questa sensazione di amore per il proprio pianeta, di come tutto è interconnesso Sì. e questo senso di protezione per cercare di salvarlo. Sì, davvero è Quindi no, è stato proprio stato un attimo particolare, sì, emozionante e molto poi bello. bellissimo.
Bello, bello. Anche perché la cattedrale poi di per sé è molto bella. Molto, molto bella, a me piace molto, è uno dei posti dove mi piace comunque tornare e prima di Esatto. andare a fare visita, perché avevamo Avevo il l'ingresso biglietto a Luna. all'una, sì, che Ora ne abbiamo approfittato, abbiamo fatto un salto al Borough anche Market. questo è uno dei miei posti preferiti. Sì, esatto, soprattutto i primi anni andavamo sempre, Sì, è sempre, sempre, vero. invece poi dopo per un po' di anni non siamo più andati perché sai sempre lo stesso, No, dove anche perché andavi? poi tu abitavi molto Io abitavo lontano, da un'altra pa altre parti, quindi sì, non era così facile, mentre adesso no, essendo ritornato in questa zona dove sono ora è un pochino più facile arrivarci perché è vero, molto vicino e quindi è sempre piacevole andarci, tornare. siamo cominciato ad andare e è stato molto bello, siamo riusciti ad arrivare prima che ci fosse troppo pieno. Vero, vero, infatti dopo si è fatto molto Dopo si è più, si è fatto fatta molta più casino. gente, anche perché è sabato, per Sì, cui. abbiamo fatto un bel giro proprio, abbiamo visto un sacco di Sì. cose e poi dopo abbiamo mangiato, che avete visto, pad thai, mango sticky rice Sì, e basta, mi e basta. E pare. il mango sticky rice, perché la pad thai, vabbè, è questo noodles con il Con varie tofu, e cose. vabbè, vi abbiamo descritto. Ah no, però la Esatto. descrizione l'abbiamo già Sì, fatta. abbiamo Niente, fatto come non detto, è vero che non mi la ricordavo che avevamo fatto la descrizione, descrizione. Esatto. ma prima di andare a mangiare, ci siamo comprati anche delle altre cose. Gli abbiamo già dato un Sì, abbiamo già dato un morsettino morso, sì, tutti. che sono Abbiamo preso queste delle arepa, arepas, arepa, che arepa, arepa, sì, sì. arepas, che sono delle panetti di mais venezuelani e sono fatti così. Adesso questi qua ovviamente hanno tutti e due Hanno, un morso perché sì, abbiamo strappato via un pezzo abbiamo per tolto un mangiarlo. pezzo. E sono fatti di Mamma mais, che fame, ma non devono usarlo. Buono. questo è al rosmarino e olive, mentre quello Questo era con. allumi e Sì, peperoni e e prezzemolo. prezzemolo. Buonissimo, infatti l'abbiamo assaggiato, ma secondo me sono molto più buone, Sì, anche devono buone essere calde. scaldate Sì, perché secondo me strabuone. buonissime, Buonissime, poi buonissime. sono anche nel tornare a casa nell'averci le qua, Sì. continuo a sentire il profumo, c'ho una fame, mamma Sì, mia, dai, per portiamo pazienza, fortuna che fra mangiamo poco presto, andiamo a cena, ci siamo anche mettiamo tenute lì. leggere per pranzo apposta Esatto. perché abbiamo prenotato questo ristorante alle 5 e quarto, quindi mangeremo Esatto. presto, perciò non possiamo. E poi siamo andati in un altro dei nostri negozi preferiti da Sempre. sempre, che è Wittard. Anche di questo ve ne ho parlato altre Sa, quasi tutte le volte, quasi tutte volte. le volte, e ho ricomprato questo tè, il Darling Grey, sì, Darling Grey, che è questo tè nero con In pratica è tipo un Earl Grey. citrus. Cosa sono? Sono Sì, non è il un limone, tutti insieme, agrumi, agrumato. agrumi. C'ha note di arancia e buccia di limone. Praticamente di solito l'Earl Buonissimo. Grey è sa un po' di bergamotto. Poi c'è il Lady Grey che Buono è anche l'Earl quello. Grey con un po' d'arancia. Questo invece è Earl Grey con arancia e limone. Quindi è È tipo buono, no, un'evoluzione di tutti e è due. veramente buono. Infatti l'avevo preso Buonissimo. e l'ho finito. L'avevo finito, forse poi c'eri anche tu, l'avevamo Sì, bevuto, avevamo bevuto penso a varie volte Natale, insieme. esatto. E E l'ho voluto proprio buono. ricomprare e poi ho provato ad acquistare questo che è nuovissimo, è questo Sour Sour Cherry. Cherry. È nuovo, c'è anche Questo, lo sì, sticker. e infatti questo è nuovissimo, infatti vedete che c'è anche nuovo. Questo invece è un tè solubile, questo ha anche dentro lo zucchero. Istantaneo. È un tè istantaneo con natural flavoring, con aromi Sì, naturali, aromi insomma, gusti naturali. naturali. E questo c'è, E questa sa, sour cherry praticamente è la marena. esatto, Sa all'amarena. molto di Amarena era gelato alla buonissimo. marena, Sì. praticamente sciroppo alla Sì, marena c'è dentro o anche black tea si sì, è fatto col tè, e praticamente. anche il c'è dentro anche Questa è per dargli il per dargli colore, colore, ok. il succo di barbabietola, per dare Barbabietola, un pochino di bruciucco, colore. Però è esatto. molto buono, sì. Sì, e oltretutto l'abbiamo anche assaggiato Abbiamo questo, sì, assaggiato abbiamo perché c'era da assaggiato. provarlo e questo posto qua fa spesso molti assaggi e secondo me è una tattica vincente perché io la quantità di volte che io ho assaggiato qualcosa e ho detto mamma che buono lo compro è assurda, È vero, è cioè, io ogni verissimo. volta mi beccano per quello È e hanno vero, delle cose è molto buone, vero. per il fatto che le puoi assaggiare ti sprona Sì, proprio che a provare. poi oltretutto questo era lì, lo davano freddo, era ghiacciato, lo Sì, facevano era da freddo, ma fresco, puoi ma farlo anche secondo me è caldo. buono anche caldo, con la stagione che viene me lo Esatto. farò caldo. Tra l'altro, Buonissimo. questo avendo anche
uno schema di punti, praticamente hanno Ah, sì, è vero, questa carta c'è la tessera fedeltà. fedeltà, insomma, ecco. E avendo preso questo, che era più di 10 sterline, il test era Sì, gratuito, perché era il primo acquisto esatto. dopo aver fatto Sì, dopo l'adesione. 10, dopo se spendi più di 10 Sì, sterline, ti fanno un regalo. E questo mi esatto, è. perché era la volta scorsa ho fatto l'adesione a questo programma e quindi mi è andato Jill, quindi. Esatto. E dopo di questo abbiamo girato, siamo andati anche in un altro negozio, sempre di tè, ma di un piccolo brand Di un altro indipendente. brand, sì, Abbiamo guardato però però non. no, allora abbiamo provato due cose. Uno era un Uno era. tè con dentro la rosa che sapeva, non E poi era piace. C'era frizzante. dentro l'acqua frizzante Ed che non era so. una cosa terribile, mi ha lasciato un Mamma, sapore che terribile in bocca. sapore orrendo. Era bruttissimo, era. Mamma mia, che schifo! Non si dice che schifo, ma. Sì, però era schifoso. Ma Non si ce dice schifo, ma era schifoso. Va bene. n'era un altro che da provare che non era buonissimo. No, E boh. poi ce n'erano due, però erano col latte d'avena. Quindi uno era un matcha e l'altro era un'altra cosa che non mi ricordo, ma era col latte d'avena. E il latte d'avena noi tante volte non possiamo berlo perché c'è dentro Esatto, glutine. No, l'avena ecco. non ce l'ha, però è il Però modo in cui è è fatto, è rischioso. esatto. Quindi non sapendo che latte fosse, ho detto va Esatto. bene, faccio Lasciamo mio. perdere. L'altro c'è il matcha. No, Matcha. buonissimo! Era così buono. Avevo Ok. mangiato, era matcha strawberry, matcha fragola. Buonissimo, Però vabbè. ecco, non potendo vedere che No. tipo di latte era, allora abbiamo evitato. E poi abbiamo dato un'occhiata, però non potendo provare, fai No, fatica a esatto. decidere, quindi non ho fatto Anche perché bene. erano un po' dei mix un po' particolari. E poi niente, siamo tornate verso casa, abbiamo preso la nostra metropolitana, siamo tornate verso casa e ci siamo fermate da Sainsbury perché Giulia doveva comprare il latte che abbiamo comprato, Esatto, l'ho il suo preso. latte di soia, ecco questo della Alpro. Yes, E poi questo che uso sempre, usi che faccio tutti i sempre. E giorni. poi cosa abbiamo comprato? Avevo Abbiamo preso un po' di visto. roba. Abbiamo preso le prime, andiamo in ordine, la Questa prima cosa che abbiamo cosina, sì. preso, ci siamo prese queste cose Belle Queste pantofole sono morbide. pantofolone. Adesso ve le faccio vedere. Tiriamo via Vai. l'appendino. E sono queste pantofole morbidissime, fatte proprio a Questa pantofola. bellezza, Vedete che si preziosina. infilano perché le Che abbiamo di scappa. Natale, ma diventano un po' larghe. Sì, Sì, si sono un ma po' poi solo per allargate. Natale. Esatto. E quando le indosso, ciabatto un po'. Mi sembra a volte Sì, le fa perdo. Invece, come queste essendo cammino. fatte proprio a pantofola, proprio a forma di scarpetta. Esatto. Ce le siamo comprate, poi rosa, vuoi mettere? Rosa cipria, Esatto. questo rosa Un bellissimo, bellissimo rosa. punto di rosa, vedi? E è stato strano, abbiamo dovuto provarle perché la taglia è due taglie sopra quella che uso io, perché io sono un 5 dal punto di vista della taglia di scarpe UK, questo è un 7, però Esatto, vabbè. infatti. E questa è anche, oltretutto, si possono lavare in lavatrice Sì. perché c'è tanto di istruzione qui e le abbiamo pagate 12 sterline l'una. Ok, Molto poi morbide. cosa abbiamo preso? Abbiamo preso anche Quelli. questi stickers per fare un regalino. In pratica, vedete, ci sono questi unicorni Esatto. e bisogna creare Esatto, bisogna esatto, dargli crea la il tuo coda e. unicorno e deve metterci la coda, insomma, Esatto, per cui mi sembra una cosa carina. personalizzare. Poi abbiamo preso queste due Ah, wax. questo un euro, sì, un euro sterlino e 50, 1,50 euro. va bene. Poi queste due confezioni di wax melt, cioè di cera Sì, di cera, sì, profumata della della Yankee, Yankee. al profumo di sugared blossom, quindi boccioli di zucchero. Sì, o E zuccherati, sì, boccioli zuccherati sembra di sono. zucchero perché queste qua sembrano fatte di zucchero. E Buonissimo, mamma quanto è buono. un profumo proprio buono. Veramente Mamma ottimo, mia, sì, buonissimo. è veramente molto buono. E ci siamo praticamente rovinate il naso perché abbiamo usato Usato tutte le candele tutto che a un c'erano. certo punto se ne Non sta solo gli, male. oltretutto le Yankee Candles, Sì, Yankee Candles, come si, Candles, candle. erano alla fine di tutto lo scaffale. Abbiamo usato quelle che vendono, hanno usato, mamma mia, continua a traparlare, anche qui a Londra. Tutte le altre che vendono della Sainsbury o Sì. del loro marco, di altre marche, Però alla perché fine queste ne erano. abbiamo, hanno usate tantissime, forse ce n'è Sì. piaciuta una, non lo Sì, so, non erano non. buonissime, mentre di Yankee ce ne sono piaciute parecchie. Ce Diverse. n'era anche un'altra che era qualcosa del lino, Sì, ma non mi linen, ricordo cos'è che qualcosa era.
Soft linen. Aspetta, forse lo posso trovare. E praticamente, però non aveva Non queste aveva pezzali, le aveva wax. soltanto quello più grosso. Sì, Era aveva le jar, quelle grosse. Sì, eccola white qua. linen and lace, quindi lino bianco e pizzo. Sì, quello era Quella era buono, proprio era buona. veramente buona, ma era la giara grossa e Sì, portarla a casa e comunque io non avrei è potuto pesante, ma portarla. poi costano tantissimo, mentre Sì, queste qua 3,75. E infatti poi c'è, cioè, le giare ce grosse, ne c'è, cioè, le sono. mucci per tipo 50 ore, a un certo punto ti annoi, queste qua invece durano un attimo di meno, quindi Sì, e si è mettono bellino, ti stufa. nei loro Nel bruciasense, bruciacandele, sì. infatti, infatti. Quindi questo Ok. saranno da provare. Poi se, Quello l'ultima sì. cosa che non è cibo, perché poi abbiamo preso del cibo, ho visto questo libro e non lo so, mi ha ispirato il titolo, mi ha ispirato la copertina, poi vabbè, ho letto anche un po' la trama così e non lo so, l'ho preso, costava solamente 5 sterline e oltretutto il prezzo di copertina è 9,99, per cui ho La pagato metà. la metà esattamente. E niente, me lo sono presa, sempre se riuscirò a Sì. leggerlo, perché è in inglese, però vabbè, visto che comunque un pochino lo so, e magari le parole che non Che so, non le conosce, cerco, esatto. c'è Ma anche sempre leggendo Google dentro sembrava Translator. abbastanza Sì, facile ho letto un po' sì. la prima pagina così e mi sembra Con un linguaggio che, abbastanza semplice, quindi è esatto, possibile e che ce si la fai. intitola The The Wartime World Book Time Book Club. Club. E c'è scritto in Su un'isola un'isola di segreti, una segreti donna fa una sua guerra con i libri, e non non con le con le bombe. bombe. Questo è ambientato a Jersey, che è una delle isole franche dell'Inghilterra, c'è cioè Jersey Girls, ce ne sono anche un altro paio, che mi piacerebbe un sacco Sì, è visitare. vero, è Anche vero. perché avevo letto un libro simile ambientato a Guernsey. Ok. E E questo è durante la sì, guerra sì, è della Seconda Guerra quando la Mondiale Germania, quando l'esercito tedesco ha aveva invaso invaso le isole Franche. le isole, esatto, Come infatti. quell'altro libro là? Ah, Based on a True Story, è basato su una storia vera, Sì. Sono oltretutto, fantastico. curiosa di vedere cosa ne Ci pensi sono anche un quando. sacco di, qua ci sono tutte delle Sì. recensioni e anche dietro, e per cui ecco, non lo so, Vediamo. mi ha Sì, incuriosito, sembrava mi ha, sì, curioso. mi sembrava, sai, quando un libro che ti chiama, non lo so, Esatto. allora l'ho Quindi devo provare acquistato, anche perché sì, 5 sterline è esatto, pochissimo. infatti. Poi, Poi passiamo al cibo. cibo. E la prima cosa è questo formaggio. Buono. È buonissimo. Cathedral City. Questo l'assaggia. No, questo è nuovo. No, non è come quello che avevamo a casa. Sì, non mi Extra match. Non mi ricordo. ricordo che l'aveva Forse sì, era assaggiato. questo Era questo che ha che assaggiato. Federica l'ha Sì, è assaggiato. vero. Nel video e sui prodotti, I dove vegani. facciamo provare dei Sì. prodotti Vegani vegani o o no? senza glutine, Esatto, per confrontarli. esatto, per vedere se lei si rende conto di quali sono vegani e quali no. Questo non mi ricordo quanto costa, non abbiamo tenuto lo Non ho scontrino di questa roba guardato. neanche io. Vabbè. E però quello lì è al sapore di cheddar Sì, extra maturo, è buonissimo. buono, mi piace un Questo è proprio sacco. molto buono, Sì. anche perché nel formaggi vegani da supermercato tante volte non sono buonissimi, però questo è No, proprio questo buonissimo sembra. come Sì, marca. sembra proprio un formaggio fatto di latte vaccino, vai. Fantastico. Poi abbiamo preso queste due schifezzine, però da provare, e sono queste due barrette di cioccolato, entrambe sono di una marca inglese che fa cioccolato da tantissimo tempo, però queste sono la loro proposta vegana. Sono anche senza glutine, Sì. quindi vanno bene per Allora, noi. questo è fruit and nut, questo Sì. è Frutta frutta probabilmente, cosa c'è? e L'uvetta noci, e ci sono le noci. mentre Questo questo è caramello è caramello salato. salato. Io mi sa l'avevo già assaggiato, erano buoni. Cioè, proprio Infatti, buonissimi. Anche infatti. questi sono il genere di Qua sono cose tutte che un dove po' tu non ci fai su, non ti schifezzine. rendi conto che è vegano. Altre queste che io Buonissimo. non ho mai visto, infatti è un prodotto Sono nuovo di nuovissimi Sainsbury, questi. proprio questo è marca Sainsbury e sono questi Sono dei viennesi, dolcetti. delle biscotti viennesi con cioccolato, cioè pucciati dentro, non so come si Sì. dice, immersi per metà nel cioccolato al latte. Dipped, cosa vuol dire? Eh Dipped sì, pucciati, immersi, sì, immersi, pucciato. pucciato nel cioccolato. E anche questi, curiosa Queste ne ho di. sentite parlare tantissime, c'è un sacco di persone che ne hanno parlato su Instagram che hanno detto che sono buonissimi, quindi volevo assaggiarli quando li trovavo. Giusto? Allora, infatti nel vederli Quindi li subito, ho ma presi, questi, poi sì, li devo bam! assaggiare, sì. E poi i nostri soliti Otis, Questi. questi della Nails. Nairns, e che questi ricordano tantissimo i digestivi che a me, come vi ho già detto in altri Erano video, mancano buonissimi. tantissimo, infatti mi Questi. viene da piangere. Anche perché Sì. ││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 
fate da Agency, ci sono tipo mille tipi diversi. Infatti c'era una Voglio specie di provarli tutti. totem, così in un angolo e c'era con il cioccolato al latte, con il cioccolato fondente Sì, e ma gli ho detto, proprio. siete bruttissimi, bruttissimi, non vi voglio vedere. Ma proprio non solo di altre marche, ma il Digestive della Digesti, no, no, McVitie's. erano proprio digesti della Sì, McVitie's, proprio loro fanno tanti gusti sì. E diversi. E quelli, quindi secondo me, erano i biscotti più erano più buoni. buoni, sì. E secondo me per sapore questi sono quelli che gli si assomigliano di più. C'è dentro dei pezzi di toffee, che è tipo, non è caramello, Sì, è la caramella mousse, la tipo mousse. il mou E gli dà quel sapore che ricorda tanto i Digestive, almeno nella nostra memoria ce li ricorda tantissimo. sì. Quindi questi sono proprio fantastici. Eccoci qua. Buon per oggi, questo è tutto quello che abbiamo comprato oggi, sì, Esatto. esatto. Vi vedremo allora a cena. Esatto, a cena perché stasera andiamo in un ristorante. Sì. Diciamo il nome subito. Si chiama Los Mochis ed è un ristorante fusion giapponese-messicano. Spiegatemi come stanno insieme il giapponese e il messicano, ma qui lo Ah sì, fanno. c'è cioè, sia sushi sia tacos e poi quando è sushi c'è un po' sempre un twist messicano e quando invece è tacos c'è un twist giapponese. Per cui vediamo Tanti come dicono sarà. che è buonissimo, ho fatto fatica a prenotare, però sono riuscita. Io l'unica cosa che sono curiosa di provare, sappiatelo, sono i churros, che Mamma mia, io li continuo a vedere sì. da tutte le parti, sto Esatto. churros, adesso tutte le parti con sto churros, io li voglio Da assaggiare, assaggiare. ma anche io li voglio provare. E Infatti. ne ho già provato un tipo diverso in un altro ristorante, quindi sono curiosa di provare a vedere questi come sono a differenza, Ecco, per cui. perché noi non li abbiamo mai assaggiati prima di aver scoperto di essere celiache, quindi Ecco, per sarà cui interessante. le prossime clip che vedete parleranno di Esatto. quello. E arrivederci. A dopo. Ciao. Oggi è domenica mattina e ci siamo preparate, abbiamo fatto colazione, non ve l'abbiamo fatta vedere questa volta perché abbiamo Ero fatto leggera. leggerissima perché andiamo a fare Colazione da un'altra colazione da un'altra parte. parte, Cioè, questo era un brunch più che sì, colazione. e andiamo da, dillo tu, Da Mama's Bakery, che è un posto a Chiswick. Cisic, Non so mai come dire quel sì, è vero paese. anche Cioè, nell'altro tipo, video, sì, sì. esatto, una pronuncia assurda. È un quartiere di Londra molto a ovest, quindi sta un po' lontano da noi, però fa niente, non ci andiamo lo stesso perché è un posto che ci piace Sì, è tantissimo. vero. Siamo già andate una volta Sì, e una volta. è delizioso, sono andata ancora un'altra volta, mi pare, a parte quella che siamo andate insieme, e quindi è buonissimo. E perciò andiamo lì per colazione pranzo. Esatto. E niente, ieri sera poi vi abbiamo lasciate dicendovi che andavamo in questo ristorante Los Mochis e abbiamo mangiato. Che buono, Divinamente, proprio buono, sì. divinamente. Abbiamo preso, a parte che il locale era bellissimo, non sono riuscita a fare tante clip, solamente una che Esatto. penso che l'abbiate vista. E oltretutto era una terrazza Sì, perché il terrazza locale. che è chiusa con dei tendoni. Esatto, però il Bravo. locale vero e proprio era dentro ed era Bellissimo, favoloso. sì. E abbiamo Abbiamo mangiato mangiato davvero bene. benissimo. Ci hanno portato come prima cosa Guacamole con delle tortiglie. tortiglia fatte da loro perché Esatto, erano le hanno fatte a buonissime, mancia, fatte leggermente in casa. piccantine. Poi, E cioè, come primo, insieme il abbiamo primo che abbiamo mangiato, mangiato sì. dei maki, cioè dei pezzi di sushi, quelli col riso esterno, fatti con all'interno tempura di verdure Cioè delle verdure fritte fritte. in pastella, Esatto. erano Oh, ma che buoni. buonissime. E poi abbiamo mangiato due tacos a testa, uno con cauliflower, bang bang cauliflower si chiama, qualcosa del genere, che è un po' È piccantino. un cavolfiore con una crema un po' Esatto. piccante. E l'altro invece è zucchine fritte in tempura e con anche quello un po' appena piccantino con forse avocado. Sai che non Non mi mi ricordo cosa ricordo, c'era la volta. cosa c'era. Comunque vi faccio Buonissimo. passare qui le clip di quello che abbiamo mangiato. E poi alla Proprio buono. fine, finalmente abbiamo mangiato i Churros, churros. E buonissimi, poi buonissimi. davvero Devo dire che churros. hanno soddisfatto tutte le mie aspettative con questa crema di Dulce de leche. dulce de leche.
Buonissima, buonissima, è stato veramente Proprio buono, sì. un pasto buonissimo, Mamma mia. mi è piaciuto davvero tanto. Eravamo al nono piano, c'era anche Sì, c'è una abbastanza bella una bella vista, visuale sì, una sulle bella vista. E Vesplitte. poi si vedeva Bello. anche la cupola della St. Paul St. Paul Cathedral. Cathedral, sì. E bello, bello, c'è Davvero proprio bello, sì. piaciuto, Niente. sì, infatti. E niente, noi siamo pronte e partiamo e Colazione. andiamo a fare colazione brunch, o va Esatto, bene, vediamo qualsiasi cosa cosa sarà, pigliamo. esatto. Va A bene, ciao, a più dopo. tardi. Abbastanza residenziale, non siamo proprio in centro. Siamo appena uscite da Boutique Bakery. Sì, abbiamo mangiato anche lì benissimo. Eccolo qua, crocchi davvero. tutto senza glutine, Buonissimo. buonissimo, buonissimo. Adesso siamo appunto sul pullman. Abbiamo deciso di prendere il bus piuttosto che la metro, perché c'è una bellissima giornata e non so se si riesce a vedere. Ecco, vedete che si vede ogni tanto, si vede il cielo azzurro fra gli alberi. E ne avremo per tipo 40 minuti, 45 minuti. E poi dove andremo, Giulia? Andiamo a High Street Kensington per andare a Whole Foods. Esatto, questo negozio è un negozio di alimentari, un po' Sì, di tutto, sì, infatti. Oggi è lunedì, Arrivato. sì, infatti questo weekend è volato, ma Sì. come sempre, e ancora poche ore, ancora un paio d'ore, poi partirò e prenderò il treno per andare all'aeroporto E e vado al tornerò, lavoro. esatto, e tornerò in Italia, tornerò a casa, però dai, come dicevamo, È abbiamo stato passato un bello, bel sì. weekend e niente, ieri, facciamo il recap di ieri. Ieri poi siamo state in questa Mama's pasticceria, Bakery. pasticceria, forneria, perché Sì, fanno anche da forniva mangiare, un pasticceria, locale. carinissimo, molto piccolo però bello. E abbiamo mangiato, beh, due cose salate e due cose dolci che abbiamo poi diviso a Sì, metà. E di salata avevamo questo dumpling con dentro i porri, funghi, funghi e ceci, per sì, me. buonissimo. Molto buono. E poi abbiamo mangiato una specie di rotolo con formaggio e pomodoro, anche quello è super buono, Buonissimo, mi è piaciuto proprio. vi mando intanto che parliamo, vi facciamo Sono vedere le clip. immagini. E poi per dolce abbiamo mangiato un Una cheesecake plant based, è che era vegano, buonissimo. buonissimo, veramente buono, perché io, la cheesecake, quella normale, a me non piace molto perché sa molto di latte e Sì. formaggio. Io lo mangio il formaggio, latte no, il formaggio sì, però Sì, non lo però è un so, po' troppo no, pesante. non mi Sì, questa era piace. molto più Invece leggera. questa, sì, E veramente buona. poi anche una torta di mele, buonissima, mamma Strabuona, mia. era tutta piena di mele, tagliate a fettine Super sottili, sottili, super buona, con buonissima. ovviamente l'immancabile The tazza English di tè, di English breakfast, breakfast, buonissimo. sì, e come
Capita. Come Vabbè, questa è la seconda volta che vado, la seconda volta che sono succede? tornata, che succede, abbiamo trovato qualcuno con cui chiacchierare. Divertente. L'anno scorso a Pasqua, è stato Sì, Pasqua, mi sì, pare. abbiamo chiacchierato con questo signore Sì. inglese, come si chiamava? Carlo, Carl, come... sì, come papà Carlo. Sì. E invece questa volta era una signora italiana, Esatto. Anna Rita, di Margherita è Taranto. originaria di Taranto, Sì, però ha vissuto infatti. tantissimo qua a Londra, quasi tutta la vita, ci Sì, 33 diceva. anni forse, o capivo, ma Sì. mi ricordo male, sì. E niente, abbiamo chiacchierato un bel po' perché, Ma sai, sì! lo stavo massaggiando, ci ha sentito che parlavamo in italiano e lei ci ha chiesto: ma com'è, buono? E le abbiamo detto: sì, buonissimo, perché non avevo ancora assaggiato quello che stava mangiando. E poi mi ha chiesto: sai, se celiaca anche tu? E così è iniziata la conversazione, abbiamo Sì, parlato un sacco. infatti, ha raccontato la storia della sua Esatto, celiachia, che sì. anche suo papà, suo La sua famiglia, così. fratello, Quindi è stato davvero infatti è piacevole, è stato stata piacevole. carinissima. Stracarina, infatti poi Ci siamo ci ha scambiati salutato, Instagram. ci siamo salutate però ovviamente, ma anche soprattutto con te, magari ci si ritrova di nuovo Esatto, visto che qui sono così qua. e ci siamo E no, scambiate Instagram. carine. Prima ti ha chiesto se eri su Su LinkedIn LinkedIn, però no, io e invece... ce l'ho, ma non lo uso mai perché con dal punto di vista scientifico non è che si usa tantissimo, Infatti, si usa di più per altri ambienti, altri lavori, quindi infatti. abbiamo preferito scambiare invece con Instagram. Instagram e poi mentre stava pagando, prima di andarsene, di nuovo un'altra Comunque, un'altra chiacchierata, chiacchierata, sì. sì, no, proprio piacevole. Bello, mi piacciono questi incontri. Incontri Questa così a volta è stata con caso. un'italiana e l'altra volta Io invece con con un questo inglese, ma inglese. cioè, ci sono così tante persone Sì, è interessanti e sentire le vero. loro storie. Infatti ci ha raccontato poi come hanno fatto i suoi genitori si sono Sono trasferiti trasferiti, suo qua, anche fratello lei, la vive a sua Liverpool, famiglia. poi erano stati a Manchester, mi sbaglio, Sì, la tutto sua, il corso, insomma. esatto, quello dove ha lavorato, insomma, quello che lavoro fa, così. Bello, è Bello, stato sì, mi bello. piace molto. E poi abbiamo preso il pullman perché potevamo prendere la metro, però prendere il pullman invece si vedeva giù tutto, era una bellissima giornata. Ci siamo sedute proprio nei posti super davanti, Sopra. sopra, e così abbiamo potuto vedere tutta la visuale. È un bellissimo quartiere, una bellissima Molto, zona, molto molto bello. residenziale, però Sì. molto verde. Poi c'erano tutti gli alberi, un po' verdi, un po' arancio, un po' gialli, che stavano C'è un creando po' le foglie. l'autunno così, poi c'era una Proprio giornata come oggi che c'era limpida, limpida, azzurra. però ogni tanto c'era qualche nuvoletta, proprio bello, bello, mi è proprio Sì, è stato piaciuto. bello. E poi siamo andate a Whole Foods, Whole che è... Foods. No, prima siamo passate da Dendara, in Davvero, prima realtà. da Dendara, che è un'altra pasticceria Esatto. senza glutine e no, non è... Anche... Non è vegana, tanta No. roba vegana, e è senza zucchero, comunque pochissimo Ah, zucchero. davvero? Sì, ok. Non si E... direbbe. Tutto il cibo tipo tendente al medio orientale, quindi usano tanto i tahini, il falafel, comunque la cosa di mandorle, Sì, pistacchi rose, fiori ceci, quindi d'arancio fiori anche, c'era d'arancio. questa whipped cream che Esatto. l'abbiamo assaggiata e io dicevo, io questo sapore l'ho sentito ancora, è fiori di qualcosa, fiori di rosa? No. E continuavo a Esatto, è pensarci che io l'avevo vero. sentita ancora perché infatti l'aroma di fiori Fiori d'arancio. d'arancio E che viene quindi... usata nella pastirana napoletana, è un Bellissimo. aroma che viene usato, sì, molto buono. E quindi niente, in pratica siamo andati lì, abbiamo preso come salato una torta fatta di radici, cioè di carote, di pastinaca e di barbabietola. Barbabietola. Non so se c'era dentro anche qualcos'altro, però Molto era buona, molto praticamente particolare. tutto a fettine, tipo messe come a cerchio quando fai la torta, È e vero. quindi si vedevano tutte queste fettine qua una dietro l'altra, era bellissima. Con questa pasta frolla salata, Pasta perché frolla e non salato, era pasta sfoglia, era buonissima. pasta E frolla, molto buona. E anche secondo poi... me come base una specie di hummus, Sì, c'era una davvero crema che buono. sembrava hummus, vero. E poi come dolce invece una pumpkin pie, cioè una torta da zucca, anche quella molto buona, Cremosissima, c'era questa con crema cremosissima quella con questa panna. tipo panna, sì, Sì, che che sapeva di fiori secondo d'arancio. me metterle insieme c'era proprio il sapore perfetto, perché da sola la Perfetto. pumpkin pie era buona, però quando le abbinavi insieme era delizioso. Buonissima, sì, infatti. E poi Whole siamo andati Foods. da Whole Foods, che è questo negozio, vi mando qualche clip, dove vendono tutte cose naturali, vendono verdura, frutta, Sì, vendono verdura, tutto. formaggi, di tutto, È anche tipo tipo... integratori, prodotti per la Sì, skincare, per la qualsiasi, per la casa. casa. È un negozio, è tipo un supermercato, però
per persone che hanno più tanti soldi di me, Sì, perché tutto costa infatti, carissimo. sì, Però esatto. hanno anche cose molto particolari, tipo frutta e verdura molto particolare, che non si trova nei supermercati normali, prodotti che sono molto inusuali, hanno parecchie cose senza glutine, anche pasta senza glutine che non la trovo di solito. E quindi io di solito vado lì per delle cose speciali. Ad esempio hanno questo formaggio vegano che mi piace moltissimo e quindi lo trovo, cioè lo posso trovare online o in altri posti, però lo trovo lì. E anche era la salsa di soia, no scusami, la salsa di pesce vegetale. Ah, Anche ok. quella l'avevo presa lì, il miso l'avevo preso lì perché c'è anche in altri posti, ma Ma non è quello senza speciale non si glutine. trova. No, non c'è quello Ah, non marrone. c'è quello marrone. Ah, ok, allora lo trovi Ah, se solo sbaglio lì. non c'è quello marrone, quindi quando sono andata lì l'avevo trovato lì. Quindi roba del genere, quindi cose un po' particolari. Ecco perché fare la spesa lì è No, davvero costa troppo. costosissimo, no? Infatti. Ci lasci giù, questo Infatti, punto. però è bello andare a Bello vedere. curiosare. Abbiamo girato parecchio fra i vari scaffali. C'era anche questo angolo fiorito, c'era dove vendevano i fiori. E a me piacciono tantissimo, ma io uccido qualsiasi cosa. Poi passo vicino, ma va bene. E poi niente, siamo andate da Sì, Boots. abbiamo fatto un giro lì dentro di me proprio veloce. Veloce, infatti. E poi siamo tornati verso casa passando velocemente da Sainsbury per prendere delle cose per far da mangiare per me Oggi, stasera. stasera. E poi basta, Poi siamo tornate a casa, ci siamo sì, rilassate, rilassate. abbiamo fatto un goccino di tè, ci siamo fatto Sì. un Abbiamo tè e poi cucinato la cena, cucinato, sì. abbiamo fatto la pizza fatta in casa Sì. con una ricetta che uso qua di solito io. È buona, so che posso farla migliore, questa è poi una ricetta perché devo finire questa farina qua, quindi seguo la ricetta Ma che ha no, ma dato la dai, che era farina. buona, era E l'abbiamo sottilissima, un po' fatta molto croccantina, sottile. però era buona. Forse a farla più alta esce meglio, però io Sicuramente. sono, cioè non so perché la stendo sempre sottile, mi Va viene da stendere bene, sottile, però. era buona. Però si sì, è uscita molto buona E poi abbiamo mangiato comunque. quello che Sì, avevamo tutte le cose che preso ho così. preso. E poi niente, ci siamo preparate per la diretta perché abbiamo fatto la nostra seconda Esatto. diretta. Eravamo Esattamente. emozionatissime. Anche Giulia diceva l'ansia, l'ansia, l'ansia. All'inizio, prima di preparare Infatti, tutto per così. fare attenzione che sia tutto a posto, così. Esatto, poi abbiamo Un avuto un po' di attimo. problemi tecnici perché non capivamo Esatto. l'orientamento, che poi abbiamo riprovato e forse Sì, abbiamo non so saltato cosa è un passaggio, non lo so, successo. comunque sì. Perché non l'ho mai fatta, forse l'avevi fatta tu l'altra volta, L'altra ma volta tu non. eri qua, l'avevamo Sì. fatta insieme tu da qua, vabbè. E comunque niente, è stato molto bello. Ringrazio tutte Sì, quelle che tutte sono riuscite a carinissime. stare con noi, a passare. Mi dispiace per chi non ha potuto partecipare, spero in una prossima. Dai, Assolutamente, magari sì. fra qualche tempo ne faremo ancora, visto che Sì, è comunque vi stato piace. davvero bello. E niente, tutto qua. E poi sì, basta, durante il Basta. resto della serata eravamo stanchissime dopo aver fatto la Sì, ci siamo fatte live una e doccia e poi quindi sì, è siamo stata un po' andate la a stanchezza dormire. della giornata e poi Sì, un comunque po' anche tutto. fare la live ti senti tipo un po' in ansia, quindi quando finisci, Ah! torni un attimo di respiro, ti senti stanco. La tensione cala e vabbè, Esatto. tensione che C'è poi invece. l'adrenalina più che altro, Sì, sai, no, esatto, l'emozione, poi dopo infatti. hai bisogno di un attimo di relax. E poi sì, siamo andate a Sì, basta, dormire. basta. Sì, ci E siamo addormentate anche abbastanza fina, presto. adesso siamo pronte. Sì, Aspettiamo ancora un attimo. aspetta un Facciamo un attimo. giretto da Sì, magari da Sainsbury Sainsbury. perché Giulia deve Terza comprare. volta in Sì, questo ma sì, ma tanto weekend. è qua vicino, qua dietro Sì, è l'angolo, voglio dire. vicinissimo. E così si comprerà un Devo prendere un pigiama. pigiama perché una che avevo è proprio finito, cioè non si può più Sì, no, usare, infatti da era diventato buttare. trasparente, era diventato Sì, brutto, era da allora tanti anni che ce l'avevo, quindi ci sta. tantissimi, sì. E E basta. anche altri pigiami li avevo buttati via nel passare Sì, del tempo sì, perché anche quelli, sì. Ce quindi era da un sacco di tempo che non prendevo un pigiama, ne ho un paio tipo. n'hai tanti a casa, ma perché li tieni Sì, per ne ho tanti a casa, casa? anche quelli sono tipo super vecchi, È quindi ho bisogno vero. di qualcosa di nuovo. E così avevamo visto qualcosina, magari Devo vedere cosa andiamo a c'è. vedere cosa c'è. E per cui niente, Esatto. il nostro ennesimo vlog di Londra Finisce finisce qui. qua. Spero che vi Sì. sia piaciuto e niente, se volete lasciare dei commenti e le vostre impressioni sulle nostre avventure, sono Esatto. sempre ben accetti. Vi mandiamo un grandissimo bacio londinese e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao ciao!